Oggi siamo qui di fronte a Montecitorio e a Palazzo Chigi per esprimere una solidarietà con un collega che è sotto scorta perché scrive di infiltrazioni mafiose in Nord Italia, ma il fatto drammatico è che lo scrive per 4 euro al pezzo. Qualcuno ha detto che la mafia ha valutato con più attenzione il valore di quel lavoro giornalistico che i suoi datori di lavoro. Il giornalismo è una cosa seria, è una cosa che può aiutare un paese e soprattutto il termometro della democrazia di un paese. Sono e siamo la società civile. Se non lo facciamo noi, chi deve farlo? Giovanni Tizian, 29 anni, è diventato il simbolo di una campagna per i diritti e la legalità non tanto e non solo per il suo coraggio, ma perché è giornalista precario, pagato 4 euro ad articolo. Tra le associazioni del comitato promotore dell'iniziativa Giornalisti Senza Tutele, altro che casta, del 26 gennaio scorso, freelance, autonomi, parasubordinati dell'Associazione Stampa Romana e del Collettivo di Errori di Stampa, un coordinamento di giornalisti precari di Roma, nato nel 2010 e rappresentativo di tutte le condizioni di lavoro atipico delle principali testate giornalistiche italiane presenti nella capitale. Quelli all'esterno li immaginano come un mestiere privilegiato, si parla di cassa dei giornalisti. E non c'è niente di più lontano dalla realtà. Noi lavoriamo anche 12-14 ore al giorno per uno stipendio che è all'incirca intorno alle 400-500, massimo 1000 euro al mese. Ovviamente a tutto ciò vanno detratte le spese, che sono spese fisse di telefono, di sostentamento, di trasporti. Solo il 19% degli iscritti all'ordine dei giornalisti ha un contratto. Tra i freelance, 6 su 10 hanno un reddito lordo annuo inferiore a 5.000 euro. Questi punti salienti della condizione dei giornalisti italiani fotografata dalla ricerca condotta da LSD, Libertà di Stampa e Diritto all'Informazione, aggiornata al 2011 sulla base dei dati forniti da INCGI, Istituto di Previdenza dei Giornalisti Italiani, l'Ordine e la FNSI, il sindacato unitario della categoria. Tra i giornalisti attivi, quelli emersi, cresce la distanza e il divario fra il giornalismo a tempo pieno, tra il lavoro subordinato e il lavoro autonomo. Abbiamo lavorato per un anno su un dossier. Questo dossier ha una nascita e una genesi particolare. Un rapporto che ovviamente è molto per difetto di circa 2.000 giornalisti precari che lavorano nella sola Roma. Allora, noi per fare questo dossier abbiamo chiesto i dati innanzitutto all'ordine e al sindacato. Questi dati non ce li avevano perché a tutt'oggi non è possibile stabilire in Italia a quanto ammonti la manodopera precaria nelle redazioni e nelle televisioni italiane. Non si sa, non c'è questo numero, perché i precari sono dei fantasmi, sono gli abusivi della redazione, sono quelli che lavorano a Borderò e quindi non si sa mai quanti sono, quanti pezzi ti fanno al giorno, al mese, eccetera. Non si sa quanto guadagnano. A quel punto abbiamo chiesto il CDR. I CDR che ci hanno risposto sono una percentuale irrisoria, se potessimo calcolarla possiamo dire che sono all'incirca l'1%, il 2% forse. Esiste una vistosa spaccatura, non solo a livello di reddito, ma anche di rappresentanza sindacale e di potere contrattuale, tra lavoro dipendente garantito e lavoro autonomo. All'interno di questo settore vi è poi un'ulteriore spaccatura, una varietà di contratti atipici. E poi ci sono i pubblicisti. La maggior parte di loro non lo è per scelta, come poteva invece avvenire in passato. Nei fatti, il pubblicista è, in una gran parte dei casi, oggi colui che sta facendo lavoro giornalistico e però non riesce ad arrivare all'esame professionale, non riesce ad avere quel contratto e quel contatto che gli consente di avere un riconoscimento come giornalista pieno. Questa situazione merita una radicale riforma. Noi abbiamo semplicemente portato davanti al sindacato dei dati, e cioè che la gran parte della stampa, sia quella televisiva, diciamo, sia dei quotidiani, è fatta ad oggi in gran parte da precari, e quindi non si può più continuare a fare una politica che privilegi i tutelati. Bisogna partire da questo dato e bisogna difendere e fare gli interessi della gran parte di invisibili che fanno parte delle redazioni italiane. Il presidente dell'Ordine dei giornalisti, Enzo Iacopino, ha affermato che il 90% delle norme in materia di liberalizzazione non ha nulla a che vedere con i giornalisti. Il libero accesso sarebbe infatti già tra i principi dell'Ordine. Perché i giornalisti non possono essere liberalizzati?
in questi anni c'è stata una forma di devastante allargamento della precarizzazione professionale. Mi verrebbe da chiedere, ma cosa in più c'è da liberalizzare in una situazione in cui già molti editori possono permettersi comportamenti pirateschi? Al di là delle discussioni di merito sulla liberalizzazione o meno dell'ordine dei giornalisti, andrebbe fatta una discussione seria sull'accesso alla professione giornalistica, che al momento in Italia è una professione molto classista. Fanno giornalisti, i figli dei giornalisti, i figli dei politici o chi ha 15-20 mila euro per permettersi una scuola di giornalismo molto costosa. Sanate le situazioni che hanno conseguito diritti oggi. Per il futuro la nostra ricetta è un solo canale d'accesso, studio, di livello universitario e post-universitario, come nelle altre professioni, a condizione che questo studio non costi più di quanto costa lo studio universitario in una facoltà pubblica.